Trasportare i saperi legati al mondo scientifico e la conoscenza del territorio per far sì che gli studenti, attraverso l'esperienza diretta, diventino cittadini consapevoli e custodi dell'ambiente. Questo è il senso del progetto di alternanza scuola-lavoro del Polo Scientifico-Tecnologico Enrico Fermi, una scuola che non si ferma nemmeno in estate. Sono una quarantina i ragazzi impegnati nei progetti estivi di alternanza scuola-lavoro, tutti appartenenti al liceo che, intorno al Museo di Storia Naturale, ha realizzato una rete di strutture che si occupano dell'ambiente e del territorio. La riserva naturale Monte Genzano Alto Gizio, la riserva Gola di San Venanzio, il centro di educazione ambientale Il Bosso, il museo della Lana Scanno, un progetto che nasce dall'adozione da parte del liceo Fermi del Museo di Storia Naturale di Palazzo Sardi a Sulmona, che grazie alla collaborazione degli studenti sarà aperto per tutta l'estate, il giovedì dalle 17 alle 19. Per gli istituti tecnici, invece, il Polo ha oltre 150 ragazzi e ragazze impegnati in aziende e studi professionali del territorio, come a dire che il mestiere si impara a scuola. Il progetto è l'espressione della nuova riforma del Ministero dell'Istruzione, ricorda il dirigente scolastico Massimo Di Paolo. È straordinaria la rete che si è creata con gli enti del territorio e con le 60 aziende che collaborano con il Polo. Tutto questo crea integrazione formativa che suscita attenzione e impegno da parte dei ragazzi, aggiunge il preside Di Paolo. È interessantissimo da tanti punti di vista, innanzitutto per il legame che si è creato con 60 aziende del nostro territorio e con alcuni studi professionali. L'altro aspetto interessante invece è la rete tra enti che si è creata per accogliere i ragazzi del Polo Scientifico Tecnologico. Ovviamente crea un'integrazione formativa, ma soprattutto